La democrazia è il governo del popolo, per questo nel costituzionalismo moderno si mettono in rapporto diretto popolo e sovranità, la sovranità popolare appunto. Ma questo non vuol dire che tutte le decisioni debbano rimanere tutte nelle mani dei cittadini. Lo dice la nostra Costituzione, la sovranità popolare si esercita nelle forme e con i limiti che la stessa Costituzione indica. Questo vuol dire che vi sono decisioni che passano attraverso i canali della democrazia rappresentativa, il Parlamento, e decisioni che rimangono nelle mani dei cittadini che hanno strumenti come il referendum. Naturalmente questo è un equilibrio difficile, se ne discute in questo momento, si dice che dei referendum si è abusato e nuovi problemi sono all'orizzonte o già tra noi. Le tecnologie della comunicazione danno ai cittadini, e lo daranno sempre di più, la possibilità di dire la loro su tutto in ogni momento. Bisogna cercare nuovi equilibri, sempre nello spirito della Costituzione, per evitare che la sovranità popolare diventi occasione di manipolazione delle iniziative dei cittadini, magari attraverso un uso astuto dei mezzi di comunicazione di massa, o diventi una occasione per esprimere più emozioni che ragionate decisioni. Lo spirito e la strada sono quelle indicate dalla Costituzione.